Buongiorno, buongiorno da Onda TG. In primo piano subito la visita dell'ex Premier Giuseppe Conte a sostegno della candidatura a sindaco di Gianfranco Di Piero, Stand Innovation per l'ex Presidente del Consiglio. Tanti applausi, la priorità sulla Roma Pescara, dice Conte, la folla incalza sulla SNAM e sul Green Pass. Vediamo tutto nel nostro servizio. Stand Innovation e tanto entusiasmo per l'ex Premier Giuseppe Conte. Oggi a Sulmona a sostegno della candidatura a sindaco del candidato del centro-sinistra allargato Gianfranco Di Piero. L'annunziata è bellissima, queste le prime parole che ha detto Conte mentre raffioravano ricordi da bambino, perché sappiamo che anche per legami di parentela già conosce, già è stato a Sulmona. Poi il punto con la stampa, la prima domanda concessa proprio alla nostra emittente sull'estensione del Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, sì all'estensione, dice Conte, ma no al licenziamento, è stato categorico su questo e la folla lo ha incalzato. C'era un uomo di Ancona, dice: non possiamo pensare solo ai singoli ma alla collettività, ma soprattutto lasciamo decidere alla scienza. E poi ancora ha insistito sulla transizione ecologica, digitale, sull'inclusione sociale e ha rilanciato anche sulla Roma Pescara nell'ottica della velocizzazione. Alla fine c'è stato anche spazio per riflettere ancora su questo insediamento per il quale è in corso la battaglia contro la centrale, contro il metanodotto SNAM, con i comitati cittadini per l'ambiente. Presidente, sul Green Pass, sull'estensione del Green Pass ai luoghi pubblici e privati di lavoro, innanzitutto le chiedo se è d'accordo e poi come calmierare questa misura con la conservazione dei posti di lavoro. Sappiamo che l'Italia vive un momento particolare. Guardi, il Movimento 5 Stelle ha una linea molto chiara, perché con la salute sulla pelle dei cittadini non si scherza. Il vaccino salva le vite e quindi siamo favorevoli al fatto che per completare la campagna vaccinale si estenda l'uso del Green Pass, in particolare nei luoghi di lavoro pubblici, privati, presso i professionisti, gli autonomi. Quindi questa misura ci trova favorevoli, perché dobbiamo percorrere l'ultimo miglio e quindi tutti i cittadini sono invitati a vaccinarsi, a meno che non abbiano una esenzione reale, motivata, giustificata medica da parte del medico, e quindi dobbiamo procedere in questa direzione. Ovviamente questa nuova previsione comporta l'estensione del Green Pass, quindi anche la possibilità di fare tamponi per i cittadini per lavorare. Noi abbiamo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo chiesto, ottenuto già l'esenzione per chi non può fare il vaccino, cioè il tampone gratuito, scusate, per chi non può fare il vaccino. Continuiamo sicuramente la calmierazione dei costi dei tamponi, è un'altra buona soluzione. Dobbiamo continuare così, senza incertezze, senza ambiguità, senza diffondere false notizie, senza diffondere teorie antiscientifiche. E mi fa piacere che questo applauso spontaneo confermi che le persone, la stragrande maggioranza della comunità italiana, sia consapevole dell'importanza di completare la campagna vaccinale. Prego. Avremo modo ovviamente di approfondire l'argomento, insomma, del giorno, la visita di Conte per Gianfranco Di Piero, candidato sindaco. Ora passiamo alla cronaca. La statale 17, due incidenti in poche ore, tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito. Vediamo nel nostro servizio. Due incidenti in poche ore, la strada statale 17 continua ad essere teatro di scontri. Il primo si è verificato nella prima serata di ieri all'altezza del bivio di Prato La Peligna. A scontrarsi sono stati un furgone Nissan completamente danneggiato nella parte anteriore e un mezzo aziendale della Pavind. Fortunatamente gli occupanti sono usciti illesi dall'abitacolo senza necessità di cure ospedaliere. Da una prima ricostruzione del sinistro effettuata dalla polizia stradale intervenuta sul posto per i rilievi di rito, si sarebbe trattato di un tamponamento. Il furgone viaggiava in direzione Sulmona,
mentre il mezzo Pavind svoltava verso Pratola. Il rocambolesco impatto, questa volta è il caso di dirlo, si è verificato all'altezza dell'incrocio Killer, da tempo segnalato per gli interventi del caso. Brusco risveglio questa mattina per gli automobilisti diretti in Alto Sangro. Un violento scontro si è verificato intorno alle 8.30 nei pressi di Rocca Pia, lungo la strada che conduce a Roccaraso. Due le vetture coinvolte, una Mini Delta e una Lancia. La causa del sinistro è da imputare probabilmente alla pioggia. La conducente della Mini, mentre procedeva in direzione Sulmona, avrebbe perso il controllo del mezzo fino ad impattare con l'altra auto in transito. Fortunatamente anche in questo caso, per gli occupanti, alcuni pure Pelinni, non si è reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere. Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, chiamati a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. E ancora la cronaca: denuncia lesioni nel controllo antidroga, rischia di finire sotto processo per calunnia. Una storia anche curiosa che è capitata a un 31enne di Sulmona. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Era stato fermato nell'ambito di un controllo volto alla repressione del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio, ma alla fine rischia il processo per calunnia. Protagonista della curiosa vicenda è un 31enne di Sulmona, IS le sue iniziali, per il quale la Procura della Repubblica ha chiesto rinvio a giudizio davanti al giudice per le udienze preliminari. I fatti risalgono al 31 luglio 2020, quando il giovane fu sottoposto a una perquisizione personale nell'ambito di un'attività che gli operatori del commissariato PS di Sulmona stavano facendo nel centro storico cittadino con l'ausilio delle unità cinofile. In quell'occasione il 31enne fu identificato, portato in commissariato per ulteriori accertamenti e in seguito rilasciato. Di quanto avvenuto quella sera, il giovane, stando all'imputazione della procura, avrebbe ingiustamente accusato tre operatori di polizia del reato di lesioni personali. Nello specifico, il 31enne avrebbe raccontato ad alcuni passanti o amici di essere stato colpito con una torcia al sopracciglio fino a rimediare una ferita che poi non si è rivelata tale. Per questo il PM ha chiesto il processo per calunnia, mentre la difesa ritiene che quanto imputato al giovane non ha trovato alcun riscontro nei passanti e nelle persone ascoltate. A dicembre la vicenda approderà sul tavolo del giudice per l'udienza preliminari, dopo un primo rinvio che risale ai giorni scorsi per un difetto di notifica, poiché il giovane nel frattempo risulta domiciliato all'estero. E ora la storia di una 82enne residente in Valle Peligna con il Parkinson ma senza indennità di accompagnamento. Una lunga battaglia legale, alla fine il tribunale le ha dato ragione. L'INPS nega l'indennità di accompagnamento e il tribunale le dà ragione. Si conclude favorevolmente la battaglia per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento a favore di una 82enne residente in Valle Peligna, affetta da sindrome ipocinetica da parkinsonismo, accudita dal marito affetto da carcinoma. L'anziana aveva adito le vie legali dopo che la commissione dell'INPS, nonostante il suo quadro clinico, le aveva negato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, circa 500 euro mensili. Il verbale è stato quindi impugnato davanti al tribunale e il perito, incaricato dal giudice della previdenza, ha certificato lo stato di salute dell'anziana, meritevole di quanto riconosciuto. Il tribunale ha quindi emesso il decreto di omologa in favore della ricorrente, assistita dall'avvocato Katia Puglielli. Una di quelle storie fatte di amore coniugale e soprattutto di sostegno, una storia di umanità di grande dignità che deve pur far riflettere sulla prossimità della sanità alle esigenze dei più deboli. Che un anziano debba arrivare a tanto non è il massimo. Peccato che alcuni temi nemmeno si sfiorano nella campagna elettorale in atto. L'accessibilità alla sanità da parte degli utenti più deboli risulta in taluni casi particolarmente complessa, come ha denunciato alcuni giorni fa una donna che non aveva le possibilità di raggiungere l'ospedale per i trattamenti. Uno spaccato della quotidianità da sviscerare e conoscere, al di là delle etichette che non garantiscono sempre i servizi. E ora l'emergenza abitativa in città, che pure resta un fenomeno attuale. Sono stati prorogati di ulteriori 20 giorni i termini di scadenza per presentare la domanda e concorrere all'assegnazione dei 21 appartamenti nella palazzina del contratto di quartiere della zona PEP. Abbiamo ritenuto opportuno riaprire i termini di scadenza, che erano stati fissati al 17 settembre, per la partecipazione al nuovo bando, al fine di agevolare il più possibile tutti coloro che sono interessati a partecipare
all'assegnazione degli appartamenti a canone concordato, secondo il nuovo bando pubblicato lo scorso luglio, in quanto abbiamo considerato le limitazioni in questi mesi degli orari degli uffici preposti, sia a causa del periodo estivo che delle normative anti-Covid, per poter produrre la documentazione necessaria, quanto specifica il vice sindaco con delega alle politiche sociali, Marina Bianco, che tiene a precisare: restano intatti i requisiti, le modifiche introdotte in seguito alla conclusione del precedente bando 2020. Entro il 7 ottobre prossimo sarà quindi possibile presentare le istanze. Non si tratta di case popolari, il cui bando ATER invece lo illustreremo lunedì prossimo. Il bando per gli alloggi del contratto di quartiere è scaricabile sul sito web del Comune di Sulmona. Prima di chiudere l'aggiornamento flash sull'emergenza pandemica in atto, nuovi fronti di contagio in Valle Peligna, Mareggio e tutto sommato la curva epidemiologica, sono tre i nuovi casi di Covid-19 messi a referto dalla ASL in questa giornata del 17 settembre, rispettivamente a Sulmona, Rocca Casale, a Pratola Peligna. A Sulmona si tratta del 60enne che è stato ricoverato ieri nelle malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, aveva trascurato la tipica sintomatologia riconducibile all'infezione da Covid-19 e non risulta vaccinato. Poi ci sono anche un 83enne di Rocca Casale e una 58enne di Pratola Peligna che non sarebbero legati a nessuno degli ultimi positivi, quindi la speranza che il virus non faccia breccia tra i contatti stretti per evitare di allargare lo scenario epidemiologico. Numeri tutto sommato contenuti, con i positivi attuali che scendono sotto quota 100, sono 97, mentre in 160 si trovano in sorveglianza nell'area Peligno-Sangrina. Si spegne pure il focolaio dell'albergo di Opi, che aveva tenuto banco nelle scorse settimane, ma ovviamente faremo il punto della situazione con tutti i dati, le analisi del caso nelle prossime ore. Vi invito, anzi vi ricordo, a visitare il nostro sito internet www.ondadv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. È davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Ligi, che come di consueto torna questa sera intorno alle 20 circa. A tutti, buon pomeriggio.